giornata eccezionale, la giornata che corona tutto un lavoro che per anni le forze democratiche, gli amanti della giustizia, dell'amore hanno portato avanti. Finalmente si è arrivata a questa vittoria, chiamiamola così. In questo paese, lei che ha combattuto a mio padre i diritti di questo paese, no? No, guardi, questa è la società per la quale noi abbiamo rischiato la vita e molti di noi ci hanno rimesso la pelle, non è quella che volevamo oggi. Purtroppo la nostra Costituzione, che esprime totalmente quello che è il valore della resistenza, dell'antifascismo, della democrazia e della libertà, oggi viene calpestata e si minaccia di distruggerla proprio.